Una vera festa della fede al Coliseo Don Bosco di Santa Cruz, dove Papa Francesco ha incontrato i sacerdoti, religiosi e religiose seminaristi. L'eco gioioso di canti e preghiere, le testimonianze hanno introdotto il discorso del pontefice, che è partito dall'episodio evangelico del grido del cieco mendicante. Una richiesta di aiuto che suscita diverse reazioni nei discepoli e che Papa Bergoglio ha messo a fuoco nel nostro mondo contemporaneo. Come nelle Sacre Scritture, c'è chi passa oltre, anche oggi c'è chi considera naturale il dolore e si è assuefatto all'ingiustizia, uomini e donne con un cuore blindato, incapaci di provare stupore, che passano e ripassano come in una spiritualità dello zapping. C'è poi chi ha fatto dell'identità una questione di superiorità e chi invece ha il coraggio di identificarsi con i problemi manifestando la forza trasformante della misericordia. Non esiste una compassione che non si fermi, ha insistito Papa Bergoglio, non ascolti e non sodalizzi con l'altro. La compassione non è zapping, non è silenziare il dolore, al contrario è la logica propria dell'amore che non si fonda sulla paura ma sulla libertà.